Ebbene, siamo lunedì e quindi andiamo con la Crypto Week. Andiamo a guardare notizie di analisi fondamentale, tecnica, dati on-chain e le notizie più importanti della settimana per quanto riguarda logicamente il mercato delle criptovalute. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide. Andiamo a vedere cosa è successo nella settimana precedente e vediamo come può andare quella successiva andando a guardare logicamente i vari dati che ci propone il mercato con dati on-chain, poi dati per quanto riguarda la price action e così via. Ma prima di cominciare come al solito chiedo di lasciare un like, mi serve tantissimo per crescere su questa piattaforma, di commentare qui sotto qualsiasi domanda, dubbio o curiosità, di andare a iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare. Incominciamo come al solito da CoinMarketCap e possiamo guardare che c'è una capitalizzazione di mercato in questo momento di 2.348 miliardi di dollari, con un volume nelle ultime 24 ore di 136 miliardi di dollari, con una Bitcoin Dominance che scende ulteriormente al 41,4%, Ethereum che sale al 19,7% e un gas weight molto importante al 97% di GWEI. Dopodiché abbiamo Bitcoin che finalmente rompe il muro dei 50.000 dollari, andando a toccare e stabilizzarsi su 51.600 dollari, 51.600 dollari, con un aumento nell'ultima settimana del 6%, Ethereum con 3.929 dollari, con aumento nell'ultima settimana del 19%, Cardano con 2,84 dollari e un aumento dell'1%, anche se è stato scritto un nuovo all time high per quanto riguarda Cardano a oltre i 3 dollari, Binance Coin che arriva a 497 con un 4% in più e poi Ripple con un 22, Solana il 47, entrando di diritto nelle top 10, anche se era da diverso tempo, ma in questo momento è diventata praticamente una stabile. Dopodiché abbiamo una new entry, ossia USDC, per quanto riguarda le stablecoin, una criptovaluta stablecoin che va ad affiancarsi a Tether, quindi USDT. E quindi abbiamo due criptovalute stable che in questo momento fanno presagire il fatto che il mercato è pronto ad entrare in maniera massiva all'interno di tutto il mercato delle cripto, anche perché le criptovalute stablecoin servono praticamente a quello, ossia fare da ponte tra la liquidità in fiat e quella in criptovalute, in attesa di momenti nei quali è più opportuno entrare. Abbiamo poi inoltre Polkadot con un più 34, Chainlink con più 39, insomma la maggior parte del mercato ha avuto un grosso gain. Abbiamo come top gainer Miota con IOTA, abbiamo un 89 addirittura per cento, Quant con un più 70%, Fanto con un più 66%, Raven con un più 58%, FTX con un più 54% e poi troviamo subito Solana con un più 45%. Le top loser di questa settimana sono Cielo, Terra che fa un meno 7%, anche se ha avuto un rialzo veramente importante, Perpetual, Engine, Flow e poi troviamo le stablecoin. Proprio per andare a segnalare che in realtà il mercato delle cripto è nettamente in positivo, andando a mostrare solamente 5 criptovalute in negativo sulle top 100. Andando sul grafico della price action di Bitcoin e US dollaro su Coinbase, vediamo prima di tutto il trade che avevo messo a disposizione con i vari shorts che sto pubblicando sul canale YouTube e TikTok, che è andato nettamente in positivo, come potete vedere. E quindi, se qualcuno avesse utilizzato questo trade come punto di riferimento, avrebbe teoricamente potuto fare un circa 10% sulla posizione aperta in questa situazione. Andando a cancellare, possiamo vedere comunque che la linea che prima era ancora una resistenza, ossia i 50.000 dollari, ad oggi è diventato un netto supporto. E inoltre il mercato, quindi la price action di Bitcoin, è nettamente superiore sia alla 21 EMA che alla 9 EMA, ma in questo momento sta andando a toccare, utilizzando come resistenza la trend line che prima era supporto per questo canale ascendente, anche se in teoria, andando a guardare un po' meglio, in realtà potrebbe essere una rising wedge a lungo termine, però insomma da qui a definire una rising wedge ci vuole un po' di tempo.
Prossimi livelli di attenzione da tenere sono i 53.000 dollari, che sono la base, quindi la resistenza di questo momento di mercato che è stato il picco. Dopodiché i circa 60.000 dollari sia come livello di attenzione per quanto riguarda un multiplo di 10.000, sia per quanto riguarda comunque una resistenza che è stato utilizzato più e più volte, toccata più e più volte in questa fase di mercato, e poi logicamente l'all time high di circa 65.000 dollari. Andando a guardare al 4 ore possiamo vedere comunque che il movimento di mercato è nettamente rialzista. Andando invece a un time frame inferiore, quindi quello settimanale, possiamo notare come dopo una piccola candela di indecisione di 2 settimane fa abbiamo ricominciato a lavorare su candele verdi positive. Andando a guardare anche il mensile possiamo notare come sono stati gli ultimi 3 mesi tutti e 3 mesi totalmente positivi, quindi abbiamo una striscia di positività molto importante. Se dovessimo andare a prendere come punto di riferimento il vecchio all time high, potremmo tranquillamente vedere che in questo momento la criptovaluta è in fase di ripresa di mercato, e se dovessimo utilizzare l'estensione che abbiamo avuto in questo caso, quindi dal punto di partenza fino a avere logicamente lo stesso livello dell'all time high, potremmo addirittura ipotizzare una crescita del prezzo che potrebbe arrivare tra gli 80 e 90 mila dollari, livello che secondo il mio punto di vista può essere il nuovo all time high di quest'anno, anche se alcune persone di spicco, sicuramente con più informazioni e anche più storico e pieno di me, hanno definito essere probabilmente un livello tranquillamente superabile. Andiamo a guardare le 5 informazioni, le 5 notizie da tenere sott'occhio questa settimana, tra cui prima di tutto, come vi ho già detto, il superamento della barriera dei 50.000 dollari, andando a toccare i 51.000 dollari, che sono diventati non ancora purtroppo un punto da tenere presente, quindi un punto di riferimento per quanto riguarda la price action di Bitcoin. Ad oggi, come vi ho già mostrato, non è stato ancora consolidato i 51.000 dollari, anche perché il movimento di mercato è stato praticamente unico nella giornata di ieri, quindi la giornata di lunedì. Momentaneamente non possiamo avere nessun altro riferimento per quanto riguarda proprio il movimento stesso. Andando a guardare notizie successive, abbiamo El Salvador adotta Bitcoin. Questa settimana, ossia domani, diventerà una moneta a corso legale per quanto riguarda lo stato di El Salvador, andando ad affiancarsi al dollaro americano. Ad oggi il livello che logicamente tutti quanti vorrebbero che si supportasse fosse quello di 50.000 dollari, anche perché andando a mettere una specie di punto di riferimento di 50.000 dollari potrebbe teoricamente diventare una valuta che anche con una forte volatilità potrebbe avere comunque un grosso potere anche di scambio di beni e servizi nello Stato, anche se c'è una gran fetta di persone, insomma di abitanti, che preferirebbero non avere Bitcoin, più che altro per una questione di volatilità quanto anche per una questione di scarsa conoscenza dell'asset per sé, anche perché chi per esempio riceve nel caso delle persone anziane una pensione, lo Stato potrebbe tranquillamente decidere di dare questa pensione in formato Bitcoin, e quindi potrebbe diventare una specie di asset molto volatile rispetto a quello che si è abituati a ricevere.
Inoltre andiamo a guardare Bitcoin sulla buona strada per andare a segnare il quarto rialzo di fila della crescita della difficoltà dopo logicamente il calo importantissimo che c'è stato dopo la chiusura delle diverse mining farm in Cina. Quindi abbiamo una crescita continua e quindi netta per quanto riguarda la difficoltà di Bitcoin, e in effetti andando a guardare anche il total hash rate di Bitcoin ad oggi siamo su un livello di 120-130 milioni di terahash, quindi continua la ripresa per quanto riguarda l'applicazione della potenza sulla blockchain di Bitcoin, quindi la Bitcoin Core. Poi passiamo allo stock to flow di Plainb, che proprio lui stesso aveva twittato tempo fa che nel momento in cui si fosse chiuso agosto con un livello di prezzo superiore ai 47.000 dollari, lo stock to flow avrebbe confermato la sua validità ancora una volta e quindi avrebbe confermato la possibilità che Bitcoin chiudesse dai 100 in su nel fine di quest'anno e quindi andando a creare un nuovo all time high dei 100.000 dollari per quanto riguarda questo intervallo del periodo di halving, quindi dal 2020 al 2024. Dopodiché andiamo a guardare, infatti, come potete vedere questo è lo stock to flow di Plainb e vediamo perfettamente che è in media. Dopodiché guardiamo l'avidità del mercato, che ancora una volta è tornata ad essere una avidità estrema, quindi fiery greed. La settimana scorsa eravamo soltanto in greed a 73, questa settimana siamo ancora una volta al 79. E ogni volta, anche se in realtà abbiamo visto periodi molto più alti rispetto a questo livello nella bull run precedente, ogni volta che incominciamo a toccare l'extremal greed c'è sempre una piccola resistenza e ritracciamento del prezzo. Quindi potremmo ancora una volta vedere il prezzo di Bitcoin arrivare sui 53.000 dollari e ritornare indietro. Inoltre volevo anche segnalarvi a livello di price action, quindi di analisi tecnica, questo livello, ossia il fatto che nel momento in cui dovessi andare a portare il grafico sul grafico di Bitcoin il ritracciamento di Fibonacci, avremmo potuto avere una nuova resistenza che si attestava all'incirca sui 52.200 dollari, ossia il livello dei 0,23%, quindi degli 0,23 per quanto riguarda Fibonacci, e in effetti il prezzo momentaneamente è molto vicino a questa resistenza e stiamo vedendo se è capace di riuscirlo a rompere. Nel caso in cui dovesse romperlo, incomincerebbe ad entrare nell'ultima parte del ritracciamento di Fibonacci, dove poi vedrebbe come ipotetica resistenza, logicamente sul ritracciamento, solo quello dell'all time high. Ma tornando a noi, come vi dicevo, il Bitcoin momentaneamente ha un sentiment, anzi l'intero mercato ha un sentiment rispetto al mercato stesso, quindi al valore delle criptovalute, nettamente bullish e completa avidità. Ma dobbiamo sempre tenere presente che il mercato ad oggi è ancora scarico rispetto a quello che abbiamo visto nella precedente bull run, che ha portato a 65.000 dollari, rispetto quindi agli investimenti degli istituzionali. Ma un senior strategy di Bloomberg ha ipotizzato che il prezzo di Bitcoin verso i 100.000 dollari e di Ethereum verso i 5.000 dollari non dovrebbero incontrare importanti resistenze per riuscire a logicamente ottenere questa valutazione. Questo perché momentaneamente Bitcoin è uno degli asset più importanti a livello finanziario dell'ultimo periodo, proprio perché il mercato azionario è drogato dai continui immissioni di moneta per quanto riguarda la Fed sul mercato americano, mentre il mercato di Bitcoin, a differenza di quello americano, è più sicuramente esteso a livello di tipologia di moneta all'interno di esso, e logicamente anche se dovessimo definirlo come
valore e validità nettamente differente rispetto a un'azienda che come mercato di riferimento semplicemente quello americano. E quindi, come potete ben capire, il mercato in questo momento è in una piena bull run, quindi siamo tornati in un bull market in maniera totalmente dichiarata. Abbiamo ormai un Bitcoin oltre 50.000 dollari, abbiamo un possibile superamento dei 4.000 dollari da parte di Ethereum, abbiamo diverse criptovalute che hanno segnato il loro all time high in queste ultime settimane, come per esempio Solana, Cardano, Luna, e quindi abbiamo diverse criptovalute che stanno tornando a mostrare la forza e i muscoli del mercato stesso. Per quanto riguarda quindi questa analisi e quindi Crypto Week della settimana è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare, andare a visitare il mio account Instagram DavideVasco85, TikTok DavideVasco85 e se volete contattarmi su Telegram Davide_Vasco. Vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!